È un passatempo antistress, una sospensione della routine quotidiana. È un mondo alternativo fatto di spontaneità e buon umore, dove la contrattazione è un momento divertente, nel quale l'importante è chiacchierare e scherzare e a volte concludere l'affare. Ma ciò che spinge la gente a vendere e a comprare oggetti antichi è quasi sempre l'amore per la storia di quel particolare oggetto, la sua vita precedente, il suo vecchio proprietario, il suo utilizzo passato. A Sondrio, dallo scorso giugno ed il terzo sabato di ogni mese, c'è il mercatino della stazione. Nato da un'idea dei commercianti di Piazzale Bertacchi, questo appuntamento raccoglie circa 10 espositori con la finalità di dare risalto a questo angolo cittadino che, opinione degli stessi negozianti, qualche attenzione in più la meriterebbe. E l'esposto appena presentato dagli esercenti alla questura circa la sicurezza della piazza ne è la prova. Nato come un esperimento che avrà la durata di un anno, questo appuntamento diviene così l'occasione per creare un corridoio che, dallo scalo ferroviario, dinanzi al quale è già presente il mercato agricolo coperto, conduca verso la parte più centrale della città, nella quale, durante la mattinata di sabato, è in corso l'altro mercato settimanale. L'imperativo è ravvivare ambiti cittadini, senza dubbio esteticamente curati, ma spesso spogli di popolazione e di nuove idee. Questa iniziativa proprio è servita da collegamento tra i due e attrae veramente sempre nuove persone. È la seconda volta che la facciamo. Io sono soddisfatta, mi piace. Tra oggetti di antiquariato, modernariato, collezionismo di ogni genere, abbigliamento e arte di altri tempi, trova posto anche l'artigianato tipico locale. Propongo i miei manufatti, diciamo, sono cose fatte a mano, sono i pezzotti tradizionali della Val d'Arigna. È una cosa molto pratica, in base anche ai colori, dà un bel tocco all'arredo e poi costano anche poco. Sono cose fatte a mano, realizzate a mano. La speranza comune è che iniziative come questa possano trovare posto più frequentemente negli ambiti cittadini, ridando così la meritata luce a più luoghi e ad un commercio ancora troppo spesso in ombra. Sondrio sicuramente ha solo da guadagnare, che sono cose che valorizzano sempre una città, magari anche diverse, di carattere diverse, però sicuramente i vari angoli della città meriterebbero di essere non solo la parte magari centrale o la parte dei negozi, anche le cose più estemporanee nei quartieri magari caratteristici della città.